torniamo in casa PD, dove finalmente sembra sia stato trovato un accordo su Guglielmo Epifani come nuovo segretario a tempo del Partito Democratico. Allora, questa candidatura sarà sottoposta domani al voto dell'Assemblea Nazionale, che si riunirà appunto alla Fiera di Roma. Chiaramente però si ha un po' il timore che possa accadere di nuovo quello che è successo per l'elezione della Presidente della Repubblica, del nuovo Presidente successore di Napolitano, con la debacle prima di Franco Marini e poi di Romano Prodi. Lo ricordiamo, i franchi tiratori all'interno del Partito Democratico hanno in qualche modo sabotato le candidature proposte dal segretario ormai dimissionario Pierluigi Bersani. Insomma, la paura che possa accadere di nuovo serpeggia in queste ore. E abbiamo ascoltato anche poco fa Giuseppe Civati, che raccoglie un po' intorno a sé quelli che sono i nomi più giovani del partito, essere completamente contrario rispetto a questa scelta. Noi ne vogliamo parlare con chi segue da vicino le vicende del Partito Democratico da molto tempo. Siamo felici di avere di nuovo in collegamento con noi Furio Colombo, giornalista, scrittore, già senatore del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, dicevamo, senatore, domani si terrà l'assemblea appunto del partito, ed è stato fatto in queste ore il nome di Guglielmo Epifani, ex segretario della CGIL ed ora deputato del PD. Però di nuovo non c'è un consenso comune. Lei cosa pensa? Questa candidatura sarà affossata di nuovo come è accaduto per la Presidenza della Repubblica, o c'è speranza che si possa trovare un consenso generale? No, ma c'è una grande differenza. I voti per la Presidenza della Repubblica sono segreti, I voti per l'elezione del segretario non sono segreti. Fondamentale. Quindi prendere la responsabilità di far cadere una candidatura non particolarmente, non può essere anche considerata non eccelsa, ma certamente una buona candidatura in un momento terribile. Sì. Voglio veramente vedere chi si prenderà pubblicamente questa responsabilità domani. Purtroppo i 101 di Prodi sono rimasti ignoti. Sì. E questa è una vergogna che continuerà a pesare sul PD anche in futuro e anche in elezioni che non saranno poi lontanissime. È stato commesso un vero e proprio crimine politico di autolesionismo e quasi di suicidio del PD, che aveva in mano la possibilità di dare un buon Presidente della Repubblica al Paese, e per giunta qualcuno che aveva già governato con quel partito e in quell'ambito e con quelle persone. Quindi quello che è accaduto è più che inspiegabile, inaudito. Esatto. Nella sua gravità per quanto riguarda il Presidente. Per quanto riguarda il Segretario, poiché il voto è palese e poiché la candidatura è a voler essere avari e limitativi e minimalisti, poiché la candidatura è decente, cioè non può suscitare indignazione o scandalo, credo che sarebbe una buona cosa se il Partito Democratico domani lo votasse. Penso che sarà molto meno coraggioso di come è stato in quel modo terribile e negativo nell'abbattere segretamente Romano Prodi. Sia Marini che Prodi. Però non c'è unanimità nemmeno stavolta, senatore, su questo nome. Abbiamo ascoltato prima appunto i commenti di Giuseppe Civati, che rappresenta un po' i giovani, ma non è il solo a non essere d'accordo sulla figura di Epifani, perché è ritenuto troppo in continuità con la vecchia dirigenza del partito. Intanto si fanno avanti anche altre proposte e ipotesi che muovono verso un maggiore rinnovamento. Fra i nomi c'è quello di Cuperlo, che in realtà tanto giovane non è, ma è nuovo nel senso perché è meno conosciuto dal grande pubblico. Oppure ancora il nome di Speranza, che lo ricordiamo ha solo 34 anni, che però viene dalla scuola dei Dalemiani, dei Bersaniani, in qualche modo trova comunque il consenso di quella che è la vecchia, tra virgolette, leadership del partito. Secondo lei sarà un nome che potrà catalizzare diversi consensi? Quest'ultimo che mi hai fatto? Sì, Speranza.
Speranza? Beh, io penso che Speranza sia, essendo stato designato in modo piuttosto curioso come capogruppo, funzione che richiede un'enorme esperienza d'aula, mm-hmm. e che Speranza non ha, sì. Poi porta in dote la sua giovinezza e a quanto pare la sua qualità umana, intelligenza, eccetera, ma sta in una funzione curiosissima che è quella che di solito si affida a personaggi di grande esperienza, mm-hmm. è un po' come entrare nel porto di Genova ogni volta che si deve prendere una decisione, schierare un gruppo nelle varie situazioni della Camera e del Senato. Comunque ho apprezzato, se non altro, il fatto generazionale per sì. lui, è stato designato lì, smontare un pezzo per montare un altro pezzo, sempre con l'ansietà del fatto che la giovinezza è una splendida cosa, la mancanza totale di esperienza è pure un fatto che va tenuto presente. Io non smonterei il pezzo già montato, mm-hmm. non lo discuterei più, direi è certamente intelligente e compenserà dal punto di vista dell'intelligenza e dell'esperienza che non ha, ma lasciamolo lavorare, mentre invece si deve tenere conto che questa è una transizione, si deve tenere conto che si va verso il congresso. Esatto. L'idea di metterla giù così dura andando a selezionare e a spulciare nome per nome, vedendone pregi e difetti come se dovesse durare una vita, è sbagliato. Mm-hmm. L'occasione è quella di evitare il danno gravissimo di avere il più grande partito, stavo per dire di opposizione, perché pensavo ancora al lapsus, però ecco, passato, è significativo. Ma insomma, uno dei due grandi partiti che in questo momento formano la coalizione, lasciarlo senza segretario. Esatto. Questo non è possibile e non è male che ci sia qualcuno che, proprio per il fatto di appartenere più all'immediato passato che all'immediato futuro, è in grado di accompagnare questo percorso nel quale si farà la vera scelta, mm-hmm. ed emergerà il vero nome che potrà essere per un periodo lungo il segretario del Partito Democratico. Quindi ecco. Io immagino di trovarmi di fronte a un partito ragionevole, attento e conscio dei pericoli che corre. Sì, senatore, si è però messo anche un po' in discussione il fatto che questa sia una nomina a tempo, si è detto appunto di ricercare una figura appunto che traghetti il partito fino ad ottobre, quando ci sarà il congresso. Ma se questa figura, mettiamo appunto che sarà eletto Epifani, svolgerà un buon lavoro, perché non potrebbe ricandidarsi alla guida del Partito Democratico? Non porrei la seconda domanda senza rispondere alla prima. Perché non potrebbe essere un buon candidato di transizione e coprire nei problemi gravissimi di questi mesi? E questa è la domanda alla quale si deve rispondere adesso, alla quale il PD è chiamato a rispondere adesso. Sul dopo c'è il tempo di riflettere, c'è il tempo di pensare, e manca soprattutto la drammatica ma anche pericolosa urgenza che sta premendo in queste ore. Mm-hmm. Ecco, senatore, che cosa dovrà fare il Partito Democratico in questo momento che ci separa appunto da ottobre dal congresso? È un ruolo delicatissimo quello del segretario di transizione, ma quali saranno gli appuntamenti, le questioni da sciogliere in attesa che arrivi ottobre? Beh, la più importante è di dare un calendario preciso dal punto di vista di uno dei due componenti di questo governo, cioè il Partito Democratico, dare un calendario preciso di lavoro al governo. Mm-hmm. Mi astengo dal discutere se si doveva o non si doveva fare questo governo in questo modo, però assolutamente l'idea che si debbano sciogliere in amicizia e il riconoscimento reciproco le due parti di questo governo, perché questa sarebbe il modo di interpretare la grande coalizione, mi ripugna. Mm-hmm. Quello che si deve fare, le forze politiche devono mantenere con forza la loro identità. Mi immagino che questo segretario, se sarà Epifani, spero che sarà capace di farlo e avrà voglia di farlo, bisogna ridisegnare nettamente con forza l'identità del Partito Democratico, il quale sa convivere civilmente con la sua controparte inconciliabile che è il PDL, mm-hmm. ma non sente il bisogno di tentare di dare un'immagine di unicità
a due cose che invece sono diverse, distinte e hanno un diverso elettorato. Cioè non si tradisca l'elettorato che è stato piuttosto grande, che ha dato i suoi voti al Partito Democratico, dal momento che da questo momento al momento in cui si andrà alle elezioni, sappiamo tutti che non è un momento lontanissimo, no, dunque facciamo in modo che il nostro elettorato non diminuisca ma aumenti, e questo richiede forte disegno di identità e non diminuzione dell'identità. Infatti quello che si chiederei al segretario PD reggente, direi, in questo o transitorio in questo periodo, in questo momento. Infatti quello che si imputa un po' in questi giorni al Partito Democratico è quello di aver mantenuto un atteggiamento troppo, come dire, di silenzio, di equilibrio rispetto alle condanne di Silvio Berlusconi. È chiaro che il PD, che fa il governo col PDL, dove il suo leader è stato appena nuovamente condannato, si trova in imbarazzo. E del Movimento 5 Stelle, che appunto è forse il maggior competitor del PD nella sua area di elettorato, non ha mancato di mettere in evidenza questa contraddizione. Benissimo, però il problema del PD in questo momento non è tanto quello di cercare di avere buoni voti dal Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle è un movimento rivale e quindi continuerà a trovare dei difetti persino in comportamenti più coraggiosi che avesse avuto il Partito Democratico. Quanto alla questione condanna di Berlusconi, certo, nel momento in cui esiste questo governo di grandi intese, sì, che è tutto da discutere, ma non è quello che stiamo discutendo qui. Nel momento in cui esiste, di cui il PD ne fa parte, il problema non è quello di andare a dire cose terribili, semplicemente di ricordare che in questo paese il sistema giudiziario, che è uno dei tre poteri dello Stato democratico, va rispettato. E non può essere oggetto di dimostrazioni, manifestazioni e cose di piazza come quella che era avvenuta a Milano, al Palazzo di Giustizia di Milano, perché è uno dei tre poteri della democrazia. Esatto. La democrazia è l'esecutivo, la democrazia è il legislativo, la democrazia è il giudiziario. Il Partito Democratico non si metterà certamente in condizioni di difficoltà psicologica se dirà che ha fiducia nei giudici, fiducia nelle sentenze, che crede fermamente che le sentenze vadano rispettate e in ogni modo rispetta il terzo potere dello Stato, che è quello giudiziario. Sì, tra l'altro anche D'Alema si è espresso proprio in questa direzione, dicendo e ricordando al PDL e a tutti i parlamentari del PDL come appunto le decisioni, le sentenze dei giudici non vanno contestate, cioè non può farlo un partito di opposizione, a maggior ragione non lo deve fare un partito di maggioranza. E proprio anche probabilmente in ascolto di questo Berlusconi ha ricordato ai suoi di mantenere un profilo basso, perché domani c'è la manifestazione in programma a Brescia, lunedì ce ne sarà un'altra probabilmente a Milano in concomitanza con la nuova sentenza, la nuova udienza del processo Ruby. Quindi ecco, in questo momento il Cavaliere sta mantenendo un atteggiamento così di equilibrio e tende a scindere anche lui le due cose: da una parte l'attacco alla magistratura, dall'altra ci tiene a ribadire come il sostegno al governo non sia in discussione. In realtà però si ha molto la sensazione che questo clima di pacificazione serve a Berlusconi proprio per limitare i danni che possono venire dai processi e dalle sentenze che sono appunto dietro l'angolo. Beh, infatti la parola pacificazione non ha nessun senso, perché in realtà tutte le democrazie hanno una maggioranza e una minoranza, hanno una parte che governa e una parte che fa opposizione, e nessuno ha mai chiesto in nessun paese democratico che si faccia la pacificazione fra la maggioranza e l'opposizione, perché la democrazia è fatta di quello, di contrapposizione fra una parte e l'altra parte, altrimenti non sarebbe democrazia. Quanto ai doppi toni di Berlusconi, ci ha abituato a cose talmente eccessive, sì, che nel momento in cui si fa in due
ci sembra già meritevole. In realtà nel farsi in due l'altro se stesso va a manifestare davanti ai palazzi di giustizia e contro le sentenze, dimenticando che è governo. È in quel momento determina una contrapposizione tra potere esecutivo e potere giudiziario, che in sé è al di fuori della Costituzione, quindi un atto gravissimo. Queste due manifestazioni di Brescia e di Milano sono degli atti gravissimi. È questo che il PD deve dire, non che Berlusconi è così cattivo da meritare quelle sentenze. Sulle sentenze parlano i giudici, esatto, e non c'è niente altro da dire. Sulle manifestazioni invece è necessario, indispensabile, si stetterebbe anche a voci più autorevoli, ricordare che, che l'esecutivo o chi partecipa e sostiene l'esecutivo parla di Letta? Non può combattere contro un altro potere dello Stato. Parla del Premier? No, parlerei piuttosto del Presidente della Repubblica, devo dire. Sì. Mi dispiace dirlo come se avessi, non mi sento affatto di fare il censore o di suggerire al Presidente della Repubblica cosa deve dire o fare, però non è una normale attività politica che una parte dell'esecutivo vada, perché ci saranno anche ministri, come è accaduto, d'altra parte Angelino Alfano, ex ministro della giustizia, ha guidato la manifestazione sui gradini, sì, del Palazzo di Giustizia di Milano e di dentro i corridoi, aprendo le porte e cercando il Boccassini, quindi sono avvenute delle cose indecenti, sono già avvenute. Le due manifestazioni di Brescia e di Milano sono gravissime per chi adesso è parte del governo, esatto, perché una parte dell'esecutivo si lancia contro il giudiziario. Ripeto, siamo fuori dalla Costituzione. Questo i democratici, non come partito, ma come persone, e chi li rappresenta anche al vertice, hanno il dovere di dirlo. Quindi, insomma, come da un lato sono contro la Costituzione. Esatto, come da un lato Napolitano invita la magistratura all'equilibrio, così dall'altro dovrebbe esortare allo stesso equilibrio, insomma, coloro che sono oggetto di sentenze, come in questo caso Silvio Berlusconi, il suo partito e il suo Popolo della Libertà. Allora, la ringraziamo, senatore, per questa analisi di oggi. Torneremo a disturbarla perché sono giornate cruciali per il Partito Democratico, sarà prezioso un suo commento. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, un grazie ancora a Furio Colombo, senatore, già senatore del Partito Democratico.